Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buon qualsiasi cosa e salve a tutti ragazzi, bentornati su questa nuova puntata di Sumerians versione 1.0.2. Non ho ancora fatto l'aggiornamento che credo neanche ci sia, ma non mi interessa perché mi importa semplicemente portarvi queste quattro missioni della campagna principale, poi vediamo se vi piace. Facciamo anche qualche altra missione presa qui random da New Game, dove a quanto pare possiamo sviluppare le nostre città in maniera abbastanza indipendente, come un sandbox, appunto, come una sandbox. Scusate, mi hanno detto che ho sbagliato l'altra volta, ho detto un sandbox, essere una sandbox perché è femminile ed è una scatola di sabbia, letteralmente, quindi una puntini puntini, una qualsiasi cosa di sandbox. Ok, ci siamo capiti. Allora, come vi ho detto, oggi inventeremo la città. Iniziamo subito a Eridu, questa città sumera del 5400 a.C. Fondazione, data della sua fondazione, è attualmente in Iraq. Anche allora era in Iraq, ma non si chiamava Iraq. E quindi vediamo un po' di fondare questa nuova città. Sinceramente, a me questo box qua mi dà un po' fastidio, ma la dovremo sopportare. Spero non a lungo ancora, perché comunque abbiamo capito il funzionamento. Vabbè, obiettivo 150 abitanti e 500 produzione di grano. Andiamo con gli abitanti. Cerchiamo di farle anche belle le città, se no rischiamo di essere solamente efficienza e poi ci perdiamo di vista quello che poi è un po' lo scopo anche di questi giochi, ovvero trovare qualcosa di divertimento, trovarci del divertimento, se no, altrimenti veramente ragazzi diventa una rottura di scatole immane. E invece noi ce la prendiamo abbastanza comoda e facciamo questi bei campi, facciamoli un po' più grossi questi, dai, facciamo questi bei campi secondo quello che è un po' il mio senso estetico, non è che dico che il vostro sia meglio o peggio, però per me va bene l'efficienza ma anche un po' di estetica. E facciamo i cosiddetti, i famosi, i stupendi, i grandissimi, comunque immancabili, fondamentali anche per l'economia del gioco, campi di grano dello Stato, statali, facciamoli in maniera abbastanza ripetitiva e mettiamoci la nostra farm al centro. Ok. Successivamente andiamo a impiantare questo questa, non so come definirla, ma come lo chiamereste voi, questo fosso, buco, che cavolo è? Cava, vabbè, in italiano è una cava, in inglese è una mud pit, in italiano probabilmente è una cava di fango, dove gli antichi abitanti di queste terre costruivano, reperivano il fango. Adesso facciamo il nostro capanno, il nostro edificio per i costruttori. E poi credo che siamo quasi a posto. Facciamo il nostro edificio per i trasporti. Più interessante metterlo qui in modo da avere una vicinanza, che una via di mezzo tra i due
punti di trasporto, quindi piazziamoci un po' di botteghe anche. Questa appunto è la zona designata per quello, e poi facciamo anche degli stalli per il mercato, e questa volta non mi sono usciti proprio benissimo, però vabbè, avrei dovuto fare le strade un po' più grandi, mi sono sbagliato. Mettiamone tre qui e mettiamone uno qui e uno qui, dai. Non stiamo a cancellare le cose. Ok, a questo punto vediamo un po' come stiamo messi. C'è domanda di capanni, io poi mi dimentico sempre di guardare questo che è fondamentale. C'è domanda di botteghe di artigiani, le aree per gli artigiani, e poi anche di mercato. Lo sto facendo, datemi di tempo ragazzi, datemi un po' di tempo. Faccio una bella area a mercato qua, che se questa missione richiederà di ampliarsi, ci troviamo già fatta una bella predisposizione, ecco. Ok, non abbiamo più richieste. Adesso andiamo di religiosità e costruiamo il nostro primo tempio, che vorrei fare una blasfemia e costruirlo davanti al mercato, nella zona del mercato, poi magari lo costruiamo più qua. Questa zona qua mi sembra abbastanza interessante, un po' lontano però, vediamo, forse ho sbagliato di brutto. No, ci arrivano i costruttori, meno male. Ok, quindi già vi faccio già la stradina, così non dovete stancarvi troppo. Ok, anzi facciamo così, già definiamo un po' che è l'area urbana. Ok, e andiamo avanti. A questo punto, per quanto riguarda i trasporti, stiamo messi abbastanza bene. Dobbiamo solamente costruire il recinto per gli animali, e quindi ci facciamo questo bel recinto, facciamo anche abbastanza grande. Come dicevo anche l'altra volta, non sto notando abbellimenti, probabilmente li dobbiamo sbloccare, infatti le beautification, quindi ho detto una cavolata, ci sono gli abbellimenti anche in epoca sumera, c'era l'esistenza di abbellimenti o cose, chiamiamo, che rendevano più piacevole la vita nella città. Ok, non abbiamo costruito pescatori, ma diciamo di mi voglio impegnare in questo politicamente, mi candido in maniera del tutto senza doppi fini, insomma, come dire, non so come dirvi, ma era del tutto spontanea, cioè sono abbastanza motivato a fare davvero del bene, quindi mi piacerebbe costruire dei bellissimi porti di pesca, o chiamiamoli anche fishing wharf, banchine di pesca probabilmente significa. E piazziamoci a questo punto, vediamo, popolazione ancora lontana a raggiungere le cifre che ci stiamo chiedendo, mentre la produzione di grano a quanto pare nei campi dello Stato, ok, quindi ci sarà un modo per vedere i campi dello Stato. Vediamo un po' dove vedo la produzione dei campi dello Stato. Qua nelle statistiche vediamo popolazione, lavoratori, prodotti,
ripresa, hanno lavoratori, influenza, popolazione, come faccio a vedere, grano dello Stato, dove si fa? È importante, fare il grano per lo Stato, se no siamo fottuti, non possiamo più pagare i nostri lavoratori e nessuno vorrà costruire più nulla, quindi cerchiamo di essere abbastanza lungimiranti in questo e facciamo questi campi con cui pagheremo i nostri lavoratori statali stessi. Allora, vediamo un po'. I campi privati sembra che non tirano per niente, nessuno li vuole, nessuno li cerca, nessuno li desidera. Però la nostra desiderabilità della città è abbastanza alta, quindi cerchiamo di capire qual è il problema. Ok, anche loro chiedono più cibo, però i campi ve li ho fatti, signori, non vi lamentate. Forse vi sentite un po' lontani da... Volete fare meno strada per andare a lavoro? Non lo so, ditemi voi ragazzi, probabilmente è quello il motivo, perché se no non si spiega questa carenza di popolazione. Io intanto vi faccio pure le strade, così state belli tranquilli. Qua è l'obiettivo di preparare il campo per lo sviluppo di questa cittadina che si chiamerà Eridu. È già iniziato, non si può ancora chiamare città perché effettivamente la popolazione è molto bassa e la produzione del grano è lontana ancora parecchie miglia solari dalla... Allora, intanto settiamo la nostra... compriamo gli asinelli. Non si può ancora comprare gli asinelli, quindi abbassiamo i lavoratori qua, no? In farm ci stanno tutti. Nella cuore qua ne mettiamo 7. Qua ne mettiamo 4. Ok, qua invece sono sufficienti. Beh ragazzi, che aspettate? Che aspettate qui a sviluppare i nostri bei campi? I nostri bei campi. Dai, su, dai. Ok, credo che abbiamo già un paio di asinelli. Mi sembra interessante sto fatto. Possiamo già piazzare i primi trasporti. Facciamoli dal grano al magazzino. Ok. Invece i privati se la vedono loro. Qua facciamoci questa banchina di pesca, perché prima o poi dovremmo chiedere ai nostri pescatori di venire a vendere il loro pesce per tutti, e quindi li metteremo qui e gli chiederemo anche delle tasse per la gestione della cosa in maniera del tutto trasparente. Non vogliamo corruzione nella nostra città. Ecco, siamo già in bancarotta e non abbiamo abbastanza grano, quindi vediamo di capire un po' il grano dello Stato. Ecco, questi sono i campi, sono ancora pochi a quanto pare, perché se la grafica del gioco è abbastanza veritiera con la produzione, effettivamente io vedo che qua i campi non rendono, perché abbiamo tanti campi, ma se non raggiungiamo nemmeno 500 di grano dello Stato, vuol dire che c'è qualcosa che non va.
queste sono le strade mal messe, non sono messe proprio bene, non trovano dei passaggi, non lo so. Spiegatemi voi, cittadini, su, fate un tweet o qualcosa del genere, dai, fatemi capire. Ok, vediamo un po'. Siamo nella stagione della crescita ancora, quindi stanno ancora... Ah, vedi, bravi, abbiamo già raggiunto i nostri... Quindi adesso piazziamo 8 sezioni di muro di pietra. Le mura incoraggeranno i cittadini a migliorare i loro edifici. Le arnese sono necessarie per piazzare un certo numero, certi edifici come i templi e i palazzi. Va bene, allora facciamo delle mura di pietra. O no? Siamo abbastanza lontani da sbloccare il muro di pietra. No, ce ne abbiamo. Però io prima di questo farei, vediamo un po'. Mura di fango, scusate signori, scusate. Facciamo ste mura di fango, vediamo un po'. Quanto grande lo devo fare? 8 sezioni. Facciamo finta che dobbiamo difenderci dagli attacchi di quella zona lì, quindi da quella parte lì, quindi facciamo queste mura, siamo a 4 e adesso dobbiamo farne altre 4. C'è anche, facciamo 2 qua, forse sto esagerando con la grandezza, eh? L'ho fatta più grande di quella che ci aspettiamo. Vabbè, li facciamo i cancelli, facciamo un cancello qui, anche se è abbastanza inutile, però facciamo uno anche qui. Ok, vediamo un po' che ci dice. Un edificio di trasporti vicino ai campi del Stato e riduci il suo raggio. Ce l'abbiamo già l'edificio dei trasporti. Se dobbiamo ridurre il suo raggio, riduciamo il raggio, dai. Edificio dei trasporti con il suo raggio ristretto giustamente a qua. Ok, adesso raggiungi il massimo raggio alle per avere accesso alle mura. Ok, and the mud pit, mi sembra giusto, i nostri lavoratori non hanno accesso alle mura da lì, quindi dobbiamo fare una gestione più oculata. Vedi lì per esempio non ci arrivano, e piazziamoci un altro edificio di costruttori. Adesso credo che poi si possono anche... No, che è successo? Torna indietro. Ah, era opzionale, vabbè, quindi unselected farmi in seguito and preso. Dove sono le priorità degli edifici? Vediamo un po'. Dov'è? Bene, qui che succede? Che cosa abbiamo qui? Abbiamo finito il fango? Fatemi capire. Allora, un attimo, stai andando troppo oltre con queste tavolette. Tablet clay. Innanzitutto facciamo il capanno degli anziani, il concilio degli anziani, perché qua dobbiamo un attimino
capire a che punto ci troviamo, e questo chi meglio degli anziani può dircelo, che hanno più esperienza. Li facciamo due bei concili degli anziani. Poi facciamo che questo mezzo di trasporto ci porta il fango da qui a qui. Mi sembra giusto. Abbiamo altre... no, non abbiamo ancora nient'altro. Vorrei che la cava ha finito la sua produzione, non riesco a... non capisco questa... non riesco a leggere questa... questo grafico, questa grafica. Va bene, credo che sia finito. Vabbè, facciamone un altro, tanto nessuno si lamenta. Vediamo, non abbiamo i lavoratori, bene, vediamo un po' che ci dice il nostro grafico. L'influenza religiosa è in decrescita e l'accesso all'acqua è inesistente. Avete ragione, fatemi finire il capanno e vi porto anche l'acqua. Abbiamo una casa crollata, abbiamo avuto un incendio. Quanto pare una nostra casa di fango ha preso fuoco. Grave questo, è un brutto segno. Vediamo un po' se qua si sviluppa o meno. Qua bisogna assegnare più asini. Vediamo un po', portatemi del fango da qui a qui, signore. Fin quando abbiamo costruito questo edificio abbiamo bisogno che ci sia la necessaria fornitura di fango. Siamo abbastanza in crisi, quindi senza acqua non c'è religione. Lo so, avete ragione. Vediamo un po'. Abbiamo troppe costruzioni in corso e abbiamo poco grano anche. Dai, su, veloci ragazzi. Qua gli anziani non sanno dove andare. Mettiamoli qua. Ah, perfetto. Preciso, perfetto. Su, dai anziani, insegnateci come si collegano i canali con l'acqua. Portate un po' di fango a questo edificio. Esagerare, ma io farei un altro campo. E un po', sì, posso farlo sia qui. Questo qui lo faccio di lungo. Che qui. Thank you.
vediamo le priorità degli edifici, vediamo. Priorità. Ok. Unselect the farming sector. Anche qua. Ok. Farming è questo. Quindi abbiamo deselezionato come priorità il settore agricolo. Capanna degli anziani è completa, ma non abbiamo ancora sbloccato l'irrigazione perché andava sbloccata qui. E bravo, ho dimenticato questo. No, forse questo si accede grazie agli anziani. Non ricordo. Quindi ricerca le clay tablets. Probabilmente sono le tavolette d'argilla che permisero l'invenzione della scrittura. E infatti permettono una gestione più attenta dei lavoratori dello Stato. No, non mi fare questo canale, no. Ahia, non abbiamo abbastanza, nonostante tutto, non abbiamo abbastanza grano. E come mai, signori, come mai? Spiegatemi questo fenomeno, come avviene questo fenomeno dell'agricoltura? Di quanti campi avete bisogno, signori? Cioè, ma stiamo scherzando. Tanto il senso estetico sembra che se ne stia andando a quel paese, che ormai stiamo facendo cose un po' a cavolo, però vediamo un po'. Il nostro magazzino non è mai pieno. Cerchiamo le tavolette, facciamo i canali, vediamo di fare dei canali un po' più carini. Allora, da qua mi porti acqua qua, tac tac tac, poi mi fai questi shaduff qua e qui, e poi facciamo anche dei ponti nel caso sia necessario spostarsi da questa parte. Ci ritroviamo già fatti. Le nostre mura non sono ancora complete. Ok, allora inizia a investigare la necessità tecnologica per costruire i piccoli templi. La tecnologia può essere aggiunta in attesa premendo lo tasto shift. Quindi che facciamo? Vediamo un po' di trovare. No, non lo fare. Ah, è iniziato, ok. Vabbè, qual era la tecnologia per i piccoli templi? Vediamo un po'. Piccoli templi. Questo è il mosaico, quindi qua. Vabbè. Ok, quindi sì, giustamente i mattoni, ragazzi, dai, che stiamo parlando? Costruire i templi in mattoni, ci vogliono i mattoni. Break wall, well, guard post, tante cose possiamo fare con i mattoni. Che intelligenza, ragazzi, che intelligenza.
Finisci di costruire. Eh sì, ragazzi, lo so che devo finire questo bel muro. Me l'avete detto in tanti. E diciamo che sono lì lì per arrivarci, ecco. Allora, i mattoni, il tempo. Vuole che devo aumentare il livello le mura. No, un attimo, ragazzi. Non abbiamo neanche fatto le mura, già dobbiamo aumentare il livello. Stiamo scherzando, signori. Ma state scherzando? Facciamo le mura prima, come si deve. Poi ne parliamo. Tanto forse è necessario fare più case. Sta qui. Non so il mio senso estetico dove se ne sta andando. Comunque noi continuiamo a costruire questa città e a migliorare i suoi servizi. Credo che sia opportuno fare una cosa del genere. Mercato no, magari non lì, magari possiamo fare qui, neanche qui non ha senso. Facciamo un'area mercatale un po' più interessante qua e anche qua. Vediamo, il tempio non evolve il tempio, ci siamo quasi. Anche l'accesso all'acqua, ragazzi, abbiamo scordato che qua servono gli edifici per costruire, vedi, non arriva. Quindi facciamone un altro building post builders, mettiamolo qua. Vediamo di fare i bei canali. Vediamo di fare dei bei canali e anche dei pozzi, ecco, vediamo i pozzi, possiamo fare i pozzi. Che fanno i pozzi? Well, provate a stuotare, aumenta la notarietà. E vabbè, facciamo i pozzi, non so, un po' così qua. Facendo bene, male, non lo so. Il piccolo tempio ci siamo quasi. Ah, vedi, adesso possiamo costruire la nostra bella zona dedicata alla fabbricazione di mattoni. E quindi costruiamo le nostre piccole fabbriche di mattoni. Voilà, una qua, l'altra ce la metterei proprio qua, non lo so, qua ce la metterei qua, dai, una qua e un'altra qua, dai, su, stringiamoci un po'. Forse sto esagerando, signori, ma non importa, ce lo troviamo fatto, come si diceva una volta, si trova già fatto. Tac. Vediamo un po' che ci serve. Sempre questo accesso all'acqua che è vergognosamente basso. E anche i campi bisogna un po' aumentare, perché prima o poi sono sicuro che ci verrà chiesto di farlo. Quindi tac, facciamo un po' di campi. Tanti privati non ne vogliono sapere di coltivarsi i loro campi. Siamo ancora in una fase abbastanza pigra della nostra cultura sumera.
infatti il Milano non ce n'è. Io farei per sicurezza un altro magazzino, ce lo metterei proprio qua. Sicuro che c'è carenza di trasporti. Vediamo un po'. Fattorie, come stiamo messi? Sì, qua ce n'è bisogno fare un'altra, signori. Fattoria. Altro trasportino qua, sennò... vediamo un po'. Abbiamo decisamente migliorato la nostra situazione grazie a questi quattro canaletti. Vediamo un po', fammi vedere l'accesso all'acqua, altri canali. Allora dai, facciamo altri canali qua. Perché avremo bisogno di acqua, non possiamo farlo. Allora facciamolo di qua, vediamo. Ecco che bello, guarda il nostro bel canale quanto è carino. Tacchete canale, eccoti qua. E facciamo anche dei pozzi che qualcosina fanno anche i pozzi, dai. Bel pozzo qua, vediamo un po', ecco. Il grano non basta mai, signori, abbiamo un po' di mattoni. Il grano non basta mai, ce ne vuole veramente tanto. Ce ne vuole veramente tanto. Vediamo di capire un po' se questa struttura più flessibile, piccola, magari permette un miglior transito dei nostri cittadini, per cui hanno più facilità accesso ai campi e magari si velocizza, perché mi sembra assurdo che con tutti questi campi statali non si riesca a dar da mangiare alla nostra popolazione. Di assurdo, non è accettabile. Spero che siamo coperti per un po', vediamo, facciamo un altro canale così. Non so se è necessario collegarlo anche all'altro. Ho capito che sei in difficoltà, stato.
case crollano. Come mai? Come mai? Spiegateci, spiegatemi bene sto fatto. Bisogna migliorare l'accesso all'acqua, secondo me. Secondo me un accesso all'acqua più sensato. Troppi incendi qua nella nostra cittadina, non va per niente bene. Beh, andiamo di tempio, perché qua se non facciamo il tempio i cittadini non arrivano. La capacità di mattoni è abbastanza scarsa. Abbiamo solo 81. Vediamo un po' i grafici, che sto trascurando pesantemente. Quanto al laboratori? Aumentiamo i lavoratori nella fattoria. Ah, quando è così in piena capacità. Va bene, grazie per l'avviso. Vediamo di capire un po' l'agricoltura come sta messa. Aumentiamo qua, se no più lavoratori più grano. E anche i costruttori. Il magazzino sta bene. I trasporti anche. Vediamo di migliorare l'efficienza. Ragazzi, le case qua stanno crollando, c'è qualcosa che non va. È un dato in controtendenza, qua sembra che sia tutto a posto, invece non lo è. Quindi vediamo di capire un po' quali sono i problemi della nostra cittadina. Andiamo agli edifici, perché sennò non capisco.
influenza religiosa in netto calo. Delle mura forse, signori. Costruzione delle mura non prosegue e anche la qualità delle case è messa male. Potrebbe dipendere dalle mura, probabilmente. Abbiamo fatto le mura troppo grandi. È probabile tutto ciò. Tu fai solo le mura, senti a me. Sicurezza se ne va a quel paese. Perché troppo grande forse. Siamo espansi più di quello che dovevamo. Vieni qua, anzi no. Cacchio di magazzino inutile qua, scusami, Tac. Va a venire qua, magazzino, dai. Mettiamoti un po' più vicino alla città. Ancora pronto, va bene. Signori, insomma. Non so, sviluppiamo l'unità di peso, magari, anche se qua non fa, se non facciamo il tempio, siamo veramente indietro. Deve esserci un edificio di sicurezza, perché altrimenti lo dobbiamo sbloccare. A questo punto lavoriamo su questi, dai. Vediamo di fare questi cosi dei mattoni. Non so, disoccupato. C'è un bel migrante che sta arrivando.
troppi lavoratori privati, pochi lavoratori dello Stato. Questo è il vero problema della nostra città. D'altronde non abbiamo abbastanza popolazione per mandare avanti tutte le strutture che abbiamo fatto. Questo è il problema. Per cui niente, vediamo di aspettare la velocità del massimo, sperando che cambi qualcosa. Vediamo un po', l'acqua c'è dappertutto, vabbè, irrigazione, criminalità, questi canali qua in effetti non ne vedo l'utilità, perché non dipende dai canali il crollo delle case, quindi eliminiamoli che non servono praticamente a nulla. Vorrei finire queste mura, se le cose migliorassero qui potremmo avere maggiori benefici da questi muri, da queste mura. D'altronde è un cane che si morde la coda. Se non facciamo il tempio non avremo mai abbastanza lavoratori, non attireremo abbastanza lavoratori, per cui il tempio grande, medio, piccolo, come vogliamo chiamare, è necessario. Qualcosina stanno facendo questi piccoli, queste fabbriche di mattoni. Ce ne servono altre. Qua possiamo anche aumentare il numero dei lavoratori effettivamente dedicati. E vediamo un po' dove non servono lavoratori, eliminiamoli. Qui costruttori non servono più di tanto, quindi mettiamone zero proprio e via. Mandiamoli a riposo questi qua e vediamo di fare qualcosina un po' sui lavoratori. Sentiamo se aumenta. Ok, mattoni, ci siamo. Vai mattoni e vai tempio, dai. No, come no, dai, 118. Dai, 120. Dove che lo devi mettere? No inside walls. No inside, fuori dalle mura. No inside walls. No inside. Non ho capito, ragazzi, qual è il problema. Devo farlo dentro le mura? E abbiamo sbagliato tutto. Tutto. Facciamo così. Facciamo delle piccole mura. Fammi capire che ho sbagliato. Facciamo delle mura. Vediamo un po' se è così. E poi mettiamoci il nostro tempio. No, non va bene. Lavoratori, voi venite qua. Tu non servi più. Quindi facciamo questi lavoratori qua. Dove sono andati? Anche questi aumentiamo. Priorità alle mura.
Dov'è le mura? Dai, su ragazzi, fatemi queste belle mura. D'altronde questo gioco non è molto chiaro nella sua... nel racconto, diciamo, di quello che necessita. Bisogna andare più che altro per intuito. Proviamo a metterli vicino, vediamo un po' che succede. Noi qui, lavoratori, e voi tornate al vostro numero di base, vediamo un po'. Dai, su, fatemi le mura, ragazzi. Dai, lavorate alle mura, su, veloci veloci, dai, di capirci qualcosa in più sui templi. Le mura non vi piacciono? Com'è? Com'è? Non abbiamo materiali. E non ve li porto subito i materiali. State scherzando, signori, state scherzando. Dai, su, portate il materiale. Ok, e costruiamo le mura, dai. Dai, dai, tutte le mura, ragazzi. Tutte le mura dovete costruire. Ok. Capisco perché te lo devo settare io praticamente a mano. Sì, ogni volta ti devo dire come funziona. A quanto pare gli antichi andavano avanti così. Arriva nemmeno lì, quindi possiamo aumentare il raggio. Se no qua che stiamo a fare? Non arriva, non arriva. Va bene, vediamo un po' quest'altro neanche.
questo è il raggio dei costruttori, vabbè. Vediamo un po'. Dov'è il nostro ultimo? Facciamo uno di questi, va. Siamo un po' in crisi qua col fango. Capanna dei trasporti, ero sicuro di averne fatto uno. E infatti è qui, vabbè, comunque è troppo lontano. Per cui il suo compito dovrà essere quello di portare il grano da qui a qui, fondamentalmente. Se puoi portaci anche un po' di argilla, perché è sempre necessario anche qui di fango, cioè scusa. Non può essere portato dietro, di portarci. Il fango va direttamente negli edifici. Va bene, va bene, va bene, va bene. E quindi niente, tu sei praticamente inutile qua, quindi ti distruggo. Ti metto qua che ha più senso per tutti. Mettiamo anche il bestiame. Vediamo un po', costruiscimi i trasporti e voi portatemi un po' di fango. Da qui a qui, perché? Mi portate il fango lì. Dai signori, su. Ditemi che avete finito, sì, bravi. Voi sì che siete bravi. Ah, qui, dai, e via, dai, su. Vediamo di finire questo tempio. Assurdo questo fatto che abbiamo una gestione un po' ostica.
Dai, dai, signori, su. Dai che arriva il tempio, dai. Sto tempio dove cacchio l'ho costruito, signori? Cioè, ha bisogno delle mura, quindi needs no dual or better. Dai che ci siamo quasi. Vediamo un po' queste mura qua. Cosa richiedono? E mi sembra un po' una presa in giro di mettere questo tempio dentro le mura. Sembra più un fortino pronto a essere difeso da guardie nel caso la popolazione insurrezionisticamente in interruzione, insomma, capito? Quindi qua, che è qua? Cambia modello. Che modello è? Dai ragazzi, roof, che è? Che è sta roba? Aiuto. Madonna, il concilio degli anziani non funziona qua, ragazzi. Dai, un altro po' che arriviamo a queste cacchio di mura. Dai, su, dobbiamo fare il tempio. Contratti di matrimonio e birra, parliamo di birra, diamo una motivazione ai nostri cittadini a lavorare. Altrimenti avremo veramente un sacco di problemi. C'è un'altra cava qua. No, vabbè, ormai andate, facciamo tante fabbricette di mattoni, perché a noi ci piace la fabbrichetta. Facciamo una fabbrichetta di mattoni, signori. Su, dai che ci siamo. Questa città ha un senso estetico veramente molto molto discutibile. Molto discutibile. Bene. Proviamo a fare questo tempio. Oh, grazie a Dio. Grazie, veramente grazie, signori. Abbiamo il nostro primo tempio. È un miracolo. Adesso però bisogna costruirlo, quindi vediamo un po' di darci da fare anche in questo, soprattutto con le nostre aziende di trasporti. Dai, andiamo di fango. Tac. Tac. No, perché i mattoni, giustamente. Giustamente, hai perfettamente ragione. Quindi mi devi portare i mattoni da qui a qui. Come anche da qui a qui. E anche dove sei andato? Vabbè, sembra che hanno capito e porteranno sempre i mattoni questi qua. Vai, tutta la vita mattoni, tutta la vita, signore. Vai. Ok, quindi proseguiamo. Proseguiamo, facciamo un altro
Allarghiamo il nostro centro degli anziani qua. Vediamo di capire un po' l'utilità di ciò che stiamo facendo. Non so, pesca stiamo messi veramente male. Per cui qua... sempre religiosamente arretrati siamo, quindi dobbiamo aspettare che il tutto si risolva al migliore dei modi con la costruzione del tempio e basta, non possiamo fare nient'altro purtroppo. Vediamo qui di metterci delle mucche, mettiamocene anche due di mucche, dai. Cerchiamo di tenere il livello alto di mucche. Dai, ci sta che ci siano le mucche nella nostra città. Le mucche attirano la popolazione. Sì, qui ci vorranno campi. Vediamo di piazzare un po' di campi statali. Altri campi dello stato. Vediamo un po' se il nostro, guarda, arriva proprio al limite. Al limite. Al limite, siamo veramente sul limite proprio. Per esempio questi campi sono inutili perché non abbiamo fattorie, questa cosa l'avevo praticamente dimenticata, quindi è necessario avere un attimino di ottica. Mi aspettavo un po' più semplice, proprio qui invece è veramente, nonostante la grafica tutta cartunosa, però è abbastanza realistica la situazione. Capisco come mai le nostre case qui non si sviluppino. Il tempio è ancora al 61%. Adesso dobbiamo far muovere un po' i nostri impiegati del trasporto, caricati di portare i mattoni. Probabilmente c'è bisogno di più lavoratori qui, anche qui, come anche qui, come anche qui. Nel frattempo, visto che qua non si prosegue, fare delle mura maggiori, fare delle mura più importanti, e le farei praticamente bisogna capire se facendo delle mura lì la nostra città viene chiusa oppure no, cioè se io faccio delle mura che partono dal fiume la nostra città si considera chiusa o no, per cui il tempio lo posso fare oppure no. Cioè questa cosa qui è di vitale importanza, capire questa cosa. Sì. Tanto abbiamo dato l'impianto tecnico ai nostri architetti, abbiamo spiegato come dovrà funzionare lo sviluppo della città, magari in maniera un po' prematura, però intanto lo abbiamo fatto, così non ci vengono a dire che non lo abbiamo fatto.
altro si può costruire dentro alle mura realmente delle case, mettiamoci delle case di gente un po' più agiata, forse, no? Mettiamoci dei piccoli appunti qui, vediamo di capire un po'. La popolazione sta aumentando, ma non vedo case svilupparsi, quindi bisogna capire come facciamo a dare un input alle nostre case. Abbiamo 4 case di livello 2. Qualità della vita, bisogna aumentare la qualità della vita praticamente. Vediamo un po', vediamo un po'. La terra passo. A farle qui dentro, magari qualcosa cambia, vediamo, vediamo un po' che succede. Prepariamo l'impianto delle case. Ah, vedi, vedi, ecco qui, signori cari, era proprio questo il problema. Ah, abbiamo raggiunto il limite di benessere praticamente, abbiamo perso tutto questo tempo, però abbiamo capito questa meccanica e abbiamo finito quest'altro capitolo della campagna principale. Vedremo di fare attenzione la prossima volta. Comunque la città funziona, ragazzi. Non ricordo neanche più come si chiama, credo fosse Ridu. E niente, quindi possiamo andare avanti con la prossima missione. Eccoli qua, i primi leoncini. Primi templi sumerici, presumerici, o dai, chiamiamoli sumerici di nuovo. Vorrei aprire tanto un dibattito su questa cosa, però ormai siamo qui e dai, vedi che bella la città, come prende forma, guarda che bella, guarda che bella, è stupenda questa città, signore, stupenda, è veramente stupenda. Prendendo forma, la prima città della storia è fatta, è bastato metterci due mura per capire che la città è questo. Separazione da voi plebei, inutili lavoratori, schiavi, chiamate come volete chiamare, e noi gente di un certo livello, gente agiata, gente che sta qui tra le mura della città tranquilla, cioè stiamo scherzando, ragazzi. Va bene, ok, ho scherzato troppo, ciao ragazzi, vi ringrazio tanto, scusate per la mia incapacità, sono duro a capire queste meccaniche, però alla fine ce l'ho fatta. Salve a tutti, ciao. Anzi no, che ciao, scusate, vediamo un po' di capire qual è la prossima, ecco, Lagash, la famosissima Lagash del quarto millennio avanti Cristo. Improving the quality of life, miglioriamo la qualità della vita. Bene ragazzi, finalmente apprendiamo qualcosa di più tangibile e magari abbiamo già riscontrato che è la famosa città di Lagash. No, vabbè, lo faremo la prossima volta, ragazzi. Ciao.